Oggi recensiamo Zenith Pro. Sigla. Scatoletta, solita scatoletta quadrata. Cosa abbiamo dentro? Codice QR, autenticità, il nostro Zenith Pro. E poi cosa abbiamo? Ah, ricambi, vetro, tip per tiro flavor. Abbiamo il cavetto per togliere le coil, guarnizioni di cambio, vetrino, solite cose, resistenza di ricambio. Ecco qua, manualetto di istruzioni. Ah, attenzione, attenzione, e foglietto illustrativo su come smontare il vostro Zenith Pro, che siccome ci vuole una laurea in ingegneria meccanica, però top. Boh. Fatto! E adesso prova la prova di Svapoz. Svapoz! Allora, come vedete, Phil ha un tip da tiro di guancia, credo, e sta svapando cosa? Sto svapando American Blend. Con una resistenza da 8. Io invece ho 0,8. Tip da flavor, da polmone no, da flavor, quindi tiro flavor, bocca tutta aperta, resistenza da 1 e dentro mi svapo un virus della Super Flavor. Per rimanere in tema coronavirus. Esatto, sapete che sono sadico io. E vi dico che aromaticamente non ha nulla da invidiare a Slide o Zenith classico, perché le resistenze sono le stesse. Sì, c'è da dire che appunto non c'è questo grande passaggio innovativo, perché le resistenze sono le stesse. A parte la grandezza. Le grandi differenze sono che contiene più ml di liquido, che sono quindi 5 ml rispetto allo Zenith normale, ha un'asola decisamente più grande di apertura dell'aria, ha il sistema per togliere la pod in modo tale che non ti sgoccioli il liquido dentro, esatto. E basta. Io lo trovo pesante, Phil. È molto pesante. Se sbaglio. È molto pesante. Un'altra cosa da dire è che probabilmente tu hai la versione vecchia, io ho la versione col pulsantino, perché per ricaricare il tank io devo schiacciare un pulsantino, girare, esatto. E poi si apre. Slido solamente, io slido, giro e riempo. Però, ripeto, secondo me, allora, i materiali qualitativamente sono top, perché visto anche il pesantore, però la finestra è tanto grande, cioè è molto delicato, il vetro si può rompere, perché avendo una finestra così enorme, secondo me potevano usare dei materiali leggermente più leggeri, coprire un po' di più il vetro, o se no, insomma, mi sembra esagerato. Sembra io quando cammino con le palle, no? Così. Col coglionavirus. Col coglionavirus, sembra io, insomma. Però, ripeto, a parte il sistema antisgocciolamento, che abbiamo già visto in altri tank, in altre recensioni, che esatto, che lo hanno preceduto, quindi vince chi arriva per primo in questo settore, non trovo particolari differenze, neanche di aroma, parliamoci chiaro. No, le resistenze sono sempre le stesse, quindi a livello aromatico è il buon Zenith, semplicemente più grande. Oppure il buon Slide, dipende. Oppure buon Slide. Direi che, giusto per fare un confronto, il suo antagonista di mercato in questo momento è lui. Ah, sì, è vero. Nautilus GT. Esatto. E anche qua si parla di un restyling, ma lo vedremo poi in un video dedicato solo per lui. Però diciamo che messo è vero, confronto... il diretto antagonista, dici bene, Phil, è proprio lui. Tanto tutti e quattro sono da 24 mm di circonferenza del tank. Sono d'accordo con te, è pesante, però rimane un buon tank, lo trovo. Mi piace il fatto che ci sia più liquido, perché a me capita la sera di non volermi portare dietro le boccette, faccio il refill totale del tank e questo mi basta per la mia serata. Certo. Quindi lo trovo comodo. Diciamo che se è un buon tank da sabato sera o da casa, perché io un tank così pesante su una box ultra leggera, tipo adesso lo sto provando con la Aegis Mini, che è molto leggera, vabbè, non è
per dire una VapoStorm, eccetera, eccetera, ultra leggere, però comunque è una box leggera e la trovo scomodo da portarmi in giro. Io sarebbe un tank da lasciare a casa, una Sì, ma combo poi le magari. gustibus, c'è anche chi va in giro con dei Barlandun della Madonna Col pesantissimi e dichiara marsupio, il col famoso marsupio marsupio, o con il marsupio. porta. Ecco, non è una segreta da tenere col porta, con l'accetto Esatto, porta. vedete la catena del cesso, qua, no? La catena del cesso con lo Zenith Pro, siete top, fantastico. Da rapper, da trapper. Ragazzo, è un po' di stile nella vita, non lo so, Vabbè, non ti incazzare, non ti incazzare. Ti Beh, direi incazzi, è come che. mettere le scarpe da sabato sera e andare a prendere il pane, non ho mica capito. Beh, direi che possiamo passare i voti. Tu cosa gli dai? Io a lui do 8. Ok, io a lui do dal 7 all'8 perché 8 pieno non mi sento di darglielo, poiché secondo me poteva essere fatto meglio questa parte qua di metallo, poteva essere alleggerito. Perché sono proprio spessi i bandoni di Sì, metallo è del tank. vero, è vero, è vero. E quindi penso che lo faranno qualche modifica nella prossima generazione di tank della Inokin. Vediamo, vediamo. Direi che per oggi è tutto. Solo una piccola precisazione: come potete vedere, noi stiamo registrando durante l'emergenza coronavirus e quindi utilizziamo questo nuovo modo di fare video. Ste nel Noi negozio. rispettiamo la quarantena. Esatto. Filmi manchi, sei distante, ti voglio Anche tu non bene. possiamo abbracciarci, bere lo Non posso spritz come al toccarti solito. la barba. Lo so, lo so, lo Vuoi so, lo vedere so, come sta però la... Sì, vuoi vedere no, come non lo sta voglio la... vedere come sta il tuo Vuoi... pene, non lo voglio vedere, non lo voglio vedere. Mi fido, penso che vada tutto bene, spero che vada tutto bene. Qualcuno vuole vedere il mio pene? Scrivete nei Scrivetelo commenti. nei commenti. Esatto. Comunque, se vi è piaciuto questo video, continuate a supportarci, siete sempre di più, siamo arrivati oltre i Sopportarci. 780 iscritti. Dovete Cosa? sopportare. Portarci, devono Anche supporto. sopportarci. Quindi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate quali altri video volete vedere. Vi vogliamo bene, state forti, ragazzi. Ciao, viva la Cina. Ciao.